mettiamo quello che mi serve oggi. Scusate gli anfibi, ragazzi, che non vi guardo, però devo cercare delle cose oggi qua, cose importanti. Questo non c'entra una sega, vai là. Io non so le cose dove me le mettono, cioè, non stanno mai al posto loro le cose qua. Uno sta usando anche la scala. Oh, puffetta con Yoshi, accoppiatevi, vai, accoppiatevi, esce un puffo Yoshi, vai, poi, vabbè, non dico che non serve, però, Need for Speed ancora lo apro, fanculo, questo a sorpresa dopo. Allora, poi, vediamo un po'. Oh, questo, questo, questo. Nintendo Switch Lite di Pokémon, che l'unboxing arriverà con i giochi, quindi tra il 15 e il 16 novembre. La poggiamo piano che costa i soldi, eh. Allora, che cazzo, andiamo sopra, qua, via. Oh, oh. Non cercavo neanche. Banane per il bimbo minchia che giocano a Fortnite, ragazzi, poi queste gliele mettiamo dove sappiamo. Poi io ancora riesco a trovare, ancora riesco a trovare quello che mi serve, cioè, nel frattempo, allora, forse ci siamo, forse no, aspetta un attimo, aspetta, oh, ecco, vedi, cercavo questo, un attimo, nel frattempo Puffetta si è accoppiato con Yoshi ed è nato lo Yoshi piccolo, vai, già, vediamo un attimino da farsi, poi che sia la volta buona che ho preso quello che mi occorre, ragazzi, vedete, questo cercavo io, la console di Dead Stranding. Cioè, tutto quel casino per trovare questa, eppure era grande, buono. Andiamo a fare l'unboxing di questa, quindi ci vediamo tra poco. Ricordo, per voi appassionati della console di Dead Stranding, per il bimbo minchia che gioca a Fortnite, le banane. Quindi, a tra poco, ragazzi, con l'altra parte del video. Ciao a tutti. Vai, allora, ragazzi, qui ora è l'unboxing della PlayStation 4 Pro di Dead Stranding. C'è anche Peter in mia compagnia, guardatelo che bello. Peter, ma se... una domanda, Peter. Peter, una domanda. Non mi caga. Peter, una domanda. Una domanda. Allora, ma secondo te questa console qui è bella? Vediamo un po'. No, vediamo un po' se gli piace. Perché ti piace questa? Ok, mi vuoi bene, questo lo sappiamo. Ma ti piace la console di Death Stranding? Ragazzi, io so che avevo detto che non prendevo più PlayStation 4, ma ho avuto una buonissima offerta che non potevo rifiutare. Ok, quindi, vabbè, aspetta, io inizio ad aprire la console. Non ci sono i croccantini, non c'è la console. Ok. Apriamo i sigilli, ok. Qua il sigillo. Peter? Ok, vai, mi sente. Peter, però lo togliamo il gatto, se no magari... Ah, no, lasciamo così, col gatto. Il gatto che poco vicino, lasciamo stare, andiamo fuori, andiamo in maniera delicata, ragazzi, perché qui non vorrei rompere una PlayStation, non è da me rompere le console, però è da me rompere i coglioni, quello sì. Allora, vediamo un attimino, però poi devo mantenere una promessa, Allora, la console l'ho tirata fuori. Fuori un parolone, lo vogliamo un attimino, Peter, cosa facciamo? Però prima di aprire la console io devo mantenere una promessa che ho fatto, non mi riprendere a posto. Allora, per i bambini di fuoco che giocano a Fortnite, quel gioco inutile, sì, non fare così, no, bandate queste cose, bandate. Ecco qua, per i bambini che giocano a Fortnite, queste banane vi toccano, ok?
sapete dove. Peter, vuoi una? No, non è caso. Il gatto che mangia le banane non è caso, eh? Posso aprire la console? Bene, allora. Lui è il più piccolo della casa, eh? È l'ultimo arrivato, ragazzi, quindi. Lui è l'ultimo arrivato. Il più casinaro. Vabbè, cosa ci facciamo di puff? Vai, Peter, prendi il puff. Il puffo lo diamo a Peter. Puffetta. La sua fidanzata, eh? Devo fare. Ecco qui, oh, perfetto, vai. È rimasto sconvolto il gatto che si è ritrovato a buffetta lì. Ah, vediamo un attimino. Vedi? Troviamo il gioco all'interno di Dead Stranding, giustamente versione standard. Qui abbiamo, ecco. C'è il gatto. Il gatto non è compreso nella confezione, tranquilli. Il gatto forse ve lo danno con il gioco di Garfield, Garfield and Furious, che è uscito in questi giorni. Allora, poi dentro troviamo i manuali. Ah, bonus, ci sono dei bonus, ragazzi. Sembrerebbe bonus avatar. Vediamo un po', sono, ecco, non devo far vedere i codici. Sono dei bonus da riscattare, credo, di Dead Stranding, quindi lo piazziamo qui. Logan, tu non puoi entrare, sei pericoloso. Tu sei pericoloso se ti faccio entrare. Già qui c'è Peter che non è molto calmo, quindi. Peter, ok. Vuoi farlo YouTuber insieme a me, Peter? Poi dentro troviamo le classiche... Ah, un altro utilizza Koji per scaricare gratuitamente file MP3. Ah, c'è anche da scaricare delle musiche di Dead Stranding, ragazzi. Mettiamolo qui. I classici manuali che valgono meno della carta igienica. La carta igienica vale qualcosa in più, è molto utile in certi casi. Poi, ragazzi, vabbè, adesso viene il bello. Allora, la scatola possiamo toglierla. La scatola possiamo veramente toglierla. Questa bianca che sembra quella delle uova che vendi Conan. Poi troviamo giustamente il cavo, il classico cavo di alimentazione. Si vede bene, regista? Sembra un film di Rocco Siffredi, va bene. Comunque, il cavo lo troviamo lì. Poi qui troviamo il classico... Peter, stai fermo. Stai fermo. Peter, stai fermo. Ragazzi, questo qui è un gatto. Troviamo il classico cavo USB. Perfetto, classico cavo della confezione. Poi le fantastiche cuffie che i cinesi hanno qualcosa di meglio, cioè 400 e passi ore di console continuano a mettere questi auricolari che secondo me non lo usano neanche più le persone di 90 anni per ascoltare le partite con la radiolina sulla panchina. Vabbè, però comunque questo poi è un caso a parte. Peter, le castagne no. Comunque, eccolo lì. Tutto sotto controllo, ragazzi, è il gatto. Qui il classico cavo HDMI 2.0, perché sapete che per PS4 Pro occorre il cavo HDMI 2.0. E qui abbiamo il formidabile controller. Ti piace il colore? Bello il colore, eh? Color cacarella, sì. Me l'ha consigliato la regista, sì. A posto. Quindi, anche qui, questo è il davanti. Qui c'è la scritta Dead Stranding. Veramente molto bello. Ok. Possiamo mettere il controller qui a questo punto e adesso andiamo ad aprire il gioco, perché io sono un po' stronzetto, la console deve aspettare all'ultimo. Ragazzi, funziona così, voi lo sapete. Apriamo il gioco. Kojima Production, ragazzi, attenzione, qui non si scherza, non si scherza affatto, non si scherza, no. Allora, vediamo un po', qui possiamo metterlo qui. Gioco, voilà,
Innanzitutto vi tiro fuori la cover, così vi faccio vedere bene la cover di gioco, che nei vostri hard disk comunque il gioco occuperà minimo 55 giga, eh? Minimo 55 giga. E io faccio vedere sempre la cover che lo tiro fuori, perché dalla cover si vede, cioè ci va la luce sopra, si vede male, quindi devi coprirti perché fuori fa freddo pure, capito? Quindi ok, Blu-ray di gioco, ragazzi, che non me ne importa una sega, ma va visto lo stesso. Peter, cosa devi fare? Peter non devi fare nulla. Vabbè, poi i classici foglietti, abbonati a PlayStation Plus e compagnia bella. Questi libretti qui l'avete visti prima, sono i codici per riscattare i bonus di Dead Stranding, che io non vi farò vedere i codici, ve li farò vedere dopo che l'ho riscattati. E adesso passiamo, prima di passare alla PlayStation, ci mettiamo un unboxing che non c'entra una sega, ma visto che il gioco devo aprirlo, apriamo anche Need for Speed, ragazzi, perché da venerdì che l'ho preso, solo oggi che è domenica sto avendo tempo di aprire la console e anche Need for Speed, quindi non ho avuto tempo materiale. Il disco balla, eh? È andato in discoteca. Ecco qua. Bene. Need for Speed Heat Studio. Non c'entra nulla con la console, però ho fatto l'unboxing perché ci voglio anche un po' giocare, quindi ho detto, ma lo apriamo durante l'unboxing di Death Stranding. Ecco la cover. Bene. Avete visto la cover band, quindi siamo a posto su questo punto di vista. Non c'entra nulla con questo qui, ragazzi, perché poi magari c'è qualcuno che dice, ma oltre a Death Stranding c'è anche Need for Speed nella console. No, questo qui va comprato a parte, tirate fuori money a parte. Ecco qui il disco di Need for Speed, a posto. E adesso passiamo ad aprire la PlayStation. Può andare lì. Ecco qui la console messo col cartone. Questi qua sembrano ancora i cartoni, quelli delle uova, quelli che vendevano al mercato coperto. Quelli lì sono cartoni per le uova. Le galline in pratica lo fanno, si mettono qui di culo le galline e fanno le uova affilate qui. Quello non è che... A posto. Allora, andiamo. Unboxing fantastico. Peter, dove sei? Mi sta sfasciando tutto. Bene. Qui c'è da dire una cosa. Innanzitutto faccio vedere il davanti. Ecco, si vede bene? Si vede bene? Vai, è un... Vai. Questo è il davanti, ragazzi. Meno vicino. Ma non ti sei sempre l'esorcista con la voce. Vai. L'esorcista, ragazzi. Poi, Peter, non toccare nulla. Allora, visto che io adesso... Devi fare la prova della tua mano se ci va qui, eh? Hai la mano come la puffa tu, quindi ci va e non ci va, insomma. Queste le mettiamo in tasca. Peter, stai tranquillo. Non buttare Yoshi qua sopra che ti inculo, ecco. No, Yoshi lì no. Qui c'è il controller. Ora mi farai una bella ripresa tutto da vicino. A me sistemare un po' le cose, che poi mi devi fare anche le foto, e metto anche le foto poi della console, perché si deve vedere. Quindi la mettiamo bella in piedi così, ops, con il controller magari qui. Bene, i cavetti poco ci interessano, ragazzi, perché tanto sono tutte cose nere, così via, che il gioco magari lo piazziamo qui, che... oppure lo mettiamo anche qui, tanto. No, mettiamolo qui, vai. Qui. Lì sta toccando tutto. Peter, devi scendere da lì. Un attimo, mi assento, ma c'è Peter qui che... Ok. Allora. La scatola. Mi stavo dimenticando la scatola. Ecco anche la scatola, ragazzi. Quindi a fianco alla scatola ci mettiamo anche il gioco e mandiamo... Vai. Bene così. Se vi è piaciuto l'unboxing... Lasciate un like, per chi non mette like è un disgraziato, quindi questa è la verità. Allora, Peter, facciamo un saluto, vieni qua, facciamo un saluto, Peter, no niente, no, vieni qua, facciamo un saluto. Vai, un salutone, saluta Peter. Sì, dopo mi dai il naso, dopo. Ora salutali. Ragazzi, sapete che io lo pago a croccantini lui, eh?
Io lo pago a croccantini. La console di Dead Stranding. Peter, ti piace la console? Peter, lì, la console ti piace? Lì. No, ma lui deve giocare sempre con me, ragazzi, quindi. Lui della console se ne importa una sega, quindi. Ecco qua. Bene, gli piace il controller. Vai, saluta Peter. Vai. Ok, bene. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima, ecco l'unboxing. Ciao.